Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica, tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca di Torino Milano e benvenuti in questa sera alle ore 19 del giorno 1 novembre 2016 a questo aggiornamento di Torino News, dove possiamo veramente ascoltare e parlare con voi di tutto quello che succederà nei prossimi giorni e mesi. Infatti l'abbiamo intitolato come piano di lavoro per il mese di novembre e dicembre del 2016. Prima di iniziare con queste notizie, di iniziare a parlare veramente di tutto quello che riguarda allo spot, al podcast che stiamo facendo, voglio pregare e poi andare avanti con la programmazione. Signor Gesù Cristo, Signor Padre Santo, Signore, io ti ringrazio, Signore, in questo momento come siamo qui, Signor Gesù, davanti alla Tua presenza, Signore, parlando, Signore, veramente, Signore, della Tua parola, Signore, e, Signore, condividendo, Signore, tutto quello che Tu hai fatto, Signor Gesù Cristo, Signore, stai facendo, Signore, per la Tua Chiesa, Signore, per il piano, Signore, che Tu, Signore, stai portando a termine, Signore, davanti a Te ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù, Signore, per gli ascoltatori che stanno ascoltando, Signore, per tutti quelli che veramente ascoltano per la prima volta, Signore, tocca il loro cuore, Signore Gesù Cristo, Signore, nel nome Tuo Santo. Amen. Amen. Amen, fratelli, come stavo dicendo prima e continuare in questo programma, voglio presentare qui con me, che sono il fratello Enza, a casa mia, stiamo trasmettendo da Brandizzo, c'è con me qui il pastore Pedro Guzman, sua moglie e la sorella Maria, e la sorella Jeanette, veramente, che il Signore possa benedirla, e con noi ancora il fratello Giuseppe Luongo, mio fratello, sua moglie, e ovviamente mia moglie, la sorella Deborah, con Samuele ed Esther. Amen. Così, continuando con il programma, un ringraziamento va veramente a tutti quelli che hanno lavorato in questo weekend per il Signor Gesù Cristo, per il culto della domenica. Un ringraziamento speciale da parte mia e da tutti quelli che sono qui, allo staff multimediale, a fratello Famularo, a fratello Pio, che hanno veramente lavorato nella parte logistica per la preparazione della sala, per tutto quello che riguarda la parte della musica come strumentazione, mixer, casse, la preparazione di tutto quello che veramente riguarda per permettere al popolo di Dio
di cantare con più comodità, per dire, pastore. Ma al popolo di Dio quello che serve veramente è lodare e glorificare il nome del Signore in spirito e verità, come si deve fare veramente, come è scritto nella sua parola. E ancora una volta un ringraziamento al fratello Fabio e alla sorella Alessia per la musica, per quello che hanno portato, come veramente le lodi, come hanno preparato la prima parte. E ovviamente un ringraziamento anche al diacono Orlando Chavez, che veramente sono stati gli incaricati insieme al fratello Famularo di rappresentare, veramente di rimanere come incaricati in nostra assenza, che siamo stati nel convegno in Caserta, come in prima linea, questi due uomini di Dio che hanno preso nella loro vita la convinzione e il voler servire il Signore con tutte le loro forze, con tutto veramente quello che hanno. E veramente vogliamo ringraziare ognuno che ha partecipato e ha lavorato in sabato e domenica a Torino, fratelli. E ancora, fratelli, per ultimo, ma almeno veramente quello più importante, che noi vogliamo veramente fare un'esortazione a questo fratello speciale, predicatore, arrivato da Milano come predicatore ospite, il fratello Antonio. Che veramente il Signore ti benedica, fratello, per aver portato una parola rema alla Chiesa di Torino, per come veramente sei stato guidato dal Signore, per come hai potuto parlare veramente ai santi in Torino. È una grande responsabilità, è una grossa responsabilità che ogni uomo deve prendere nella propria vita e diventare predicatore della parola di Dio ogni giorno. E questo è stato veramente un bel esempio. Ti incoraggio, fratello Antonio, grazie per il ministro Alessandro Bracuto che ci ha veramente prestato, per dire, alla Chiesa di Torino il predicatore, veramente un'anima di valore, un'anima veramente di un guerriero nuovo che si aggiunge al corpo di Cristo della Chiesa Antioca di Torino e Milano. Amen, fratelli. Prima di passare alle prossime notizie della parola al pastore, voglio ancora parlarvi dell'applicazione. Vi ricordate che la Chiesa Antioca per Torino e Milano abbiamo un'applicazione che si chiama Antioca, potete trovarla nell'App Store per chi ha iPhone e chi ha iPad, e potete trovarla invece in Google Play praticamente per chi ha un sistema Android, classici telefonini come Samsung e altri telefoni che sistema Android come software. Fratelli, lì potete trovare la nostra pagina ufficiale di Antioca, la nostra pagina ufficiale di Oreb per Milano, potete trovare ancora, fratelli, tutti i podcast che abbiamo registrato, che abbiamo fatto live in questo weekend nel convegno, come siamo stati ancora con le foto, potete trovare tutte le foto, una testimonianza fotografica, fratelli, dal 1 di agosto del 2008 a oggi, 1 novembre 2016, sono più di 30.000 foto, pastore, correggimi se dico qualcosa, un numero sbagliato, ma ci sono anche ancora prima del 2008 con alcune testimonianze del pastore, ringraziando il Signore, e fratelli, video veramente per ogni categoria, i Pulsar Cast, le predicazioni, gli eventi, gli predicatori che sono stati in Torino e Milano, e ogni cosa va veramente al passo per aver una testimonianza di eventi, tutto quello che facciamo. Sull'applicazione, la prima pagina che vedete, che vi esce, sono i nostri contatti e dove ci riuniamo. Torino Centrale, dove ci riuniamo in questa bellissima sala che il Signore ci ha regalato e ci sta donando ogni domenica, il nuovo hotel, e a Milano nell'hotel di Trezzano su Naviglio. Eur. Ok, e potete contattarci, fratelli, al telefono del pastore 327 16 13 106, o potete contattarmi al mio numero 393 90 55 771. Per Milano potete contattare il ministro incaricato della Chiesa di Milano, Bracuto Alessandro, 334 39 18 793. Per ultimo, vogliamo dare le nostre email. Potete scrivere a pastore@antioca.it per Torino e a enzo@antioca.it sempre per Torino. Per Milano potete scrivere a alessandro@antioca.it. Fratelli, questa veramente è un'introduzione, e ora voglio passare la parola al fratello Luongo Giuseppe, che ci informerà per i prossimi eventi. Amen. Pace di Cristo, amati ascoltatori di Torino e Milano,
Voglio ringraziare il Signore come per questa sera siamo qui per lodare il suo nome, per darvi queste notizie importanti per Torino e Milano. Voglio veramente dire questa data importante per ogni fratello dell'8 dicembre, che è una data festiva. Veramente ogni risparmio, ogni cosa che avete, è anche di giovedì, veramente facciamo in modo di arrivare a Milano, si farà una riunione dei fratelli. E veramente fate in moto, perché sono grandi benedizioni per la nostra vita e per noi sono di fortificazione anche per la Chiesa. Quindi se dovete andare in qualche luogo, voi sapete che l'8 dicembre già siete impegnati per la Chiesa, poi per le altre informazioni vi saranno date più avanti. Amen, pastore, pace di Cristo. Passo la parola alla sorella Deborah che vi porterà le altre notizie. Amen, pace di Cristo, cari ascoltatori, che Dio vi benedica, gloria sia il nome del Signore, come ancora oggi ci ha permesso di stare qui in collegamento con voi, con Podcast Antioca. E io voglio annunciare un prossimo evento in programma, se Dio permette, per la nona edizione di Cena di Gala per il 2016, per quanto riguarda la Chiesa Antioca di Torino, insieme alla Chiesa di Dio di Milano, Oreb. Insieme veramente questa cena di fine anno è fatta veramente con eleganza, proprio come se fosse un matrimonio, veramente come sposa di Cristo. Vogliamo prepararci per questo prossimo evento e a breve, nei prossimi giorni, sarà fissata la data, che oscilla tra il 28, il 29 o il 30 dicembre. Quindi, amata Chiesa, tenetevi pronti per questa prossima attività. Arriveranno anche altre informazioni per quanto riguarda la location, il prezzo, gli orari e tutto quello che può essere utile come informazione in questa serata. Lo scopo è quello veramente di esaltare in primo luogo veramente il Signore, e con un programma veramente stabilito insieme come Chiesa ci sarà la presentazione del comitato direttivo locale, dipartimenti come sorelle, uomini, giovani e bimbi. Quindi sarà una bella serata, una bella cena da passare insieme come famiglia di Cristo, onorando il Signore. Quindi possiamo invitare, potete invitare anche amici, parenti, conoscenti per questa occasione. Sarà un bellissimo evento veramente da non perdere. Quindi attenti agli annunci e alle prossime informazioni che daremo nei giorni seguenti. Quindi gloria a Dio per questo evento, e ancora voglio ricordarvi che il podcast Antioca continua, va avanti e continuano soprattutto anche gli appuntamenti per quanto riguarda la categoria dei bimbi. Gloria a Dio, i giorni stabiliti, fissati per i bimbi, sono l'appuntamento da non perdere, sono il lunedì alle ore 18 per quanto riguarda bimbi in italiano e il martedì alle ore 18 per quanto riguarda bimbi in spagnolo, condotto dalla nostra sorella Cristina. Gloria sia il nome del Signore. Quindi cari genitori, come dicevo prima, il podcast continua, ce n'è per mamme, papà, uomini, donne, sorelle, c'è per categoria discepolato, c'è per i giovani, per i bimbi. Quindi c'è cibo, gloria a Dio, c'è pane per tutti, dal più piccolo al più grande, gloria a Dio per questo. Quindi vi teniamo aggiornati per i prossimi eventi. Io passo in questo momento la parola al mio sposo Enzo. Amen. Amen. Amen, fratelli che ci state ascoltando, sorelle che ci state ascoltando. Così passiamo al momento dove il pastore vuole presentarci un pochino il piano di quello che riguarda per la Chiesa di Antioca di Torino e Milano. Veramente vogliamo ringraziare il Signore per la visione. Fratelli, ci deve essere visione, ma ci deve essere anche la missione, e si deve anche eseguire tutto quello che veramente uno in visione. A me, così passo la parola al pastore Pedro Guzman. Fratelli, pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente, e prendo l'occasione di salutare la bella chiesa di Torino, prima che tutto, e anche passo la parola a mia moglie per dargli un saluto alle sorelle della chiesa. Amen, gloria a Dio, alleluia, gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Amata Chiesa del Signore, qui a Torino e a Milano, gloria a Dio. Quanti progetti
quanti piani, con quante idee siamo venuti da questo convegno. Gloria sia il nome di Gesù per tutto ciò che Egli sta mettendo nei nostri cuori. Siamo contenti di nuovo di essere qui, non vediamo il momento di vedervi questa domenica, essere presenti alle due presentazioni che avremo. Vi amiamo sorelle, vi amiamo, ci siete mancate al convegno, ma nel nome di Gesù Cristo nel prossimo convegno dobbiamo andare tutti con molte molte aspettative. Gloria a Dio, vi saluto nel nome di Gesù Cristo. Amen. Pace di Cristo. Bella chiesa di Torino e di Milano. Prima che tutto ringrazio al Signore per la vita del nostro caro ministro incaricato della opera La Bella Chiesa Oreb de Milano. E già oggi le ha toccato al nostro caro fratello Alessandro ritornare a casa alla bella Pogliano Milanese insieme a sua moglie e la bella Grace, che è su neonata, anche il grande Isaia. Lui ha due bellissimi figli e sta lavorando, lavora in la parte della ingegneria tecnica di computazione, come si dice, portatile, cosa del genere, e è molto impegnato nella opera. Gloria al nome di Gesù per la sua vita e il suo impegno incondizionale per la opera del Signore. Scusatemi che ancora non solo ho problemi con il mio italiano, ma anche ho da 12 giorni che non posso superare questa influenza o allergia, non lo so, ma pregate per me, carissimi, carissima chiesa, bella chiesa di Torino e di Milano. Fratelli, prima che tutto, ringraziando al Signore per tutto ciò che si è parlato fino adesso, ieri sera, dopo di aver arrivato insieme al fratello Luongo Giuseppe, stiamo seguendo più o meno il lavoro di questo compito per il mese di ottobre, insieme a una chiesa in Arizona dove dimora o reside il vescovo Frank Romo, e lui ha avuto questa bellissima, si dice, iniziativa, iniziativa di leggere un proverbio al giorno. Ieri sera l'ho scritto e le ho detto: vescovo, abbiamo completato questa sfida. La chiesa di Torino, la chiesa di Milano, insieme abbiamo promosso, è stata una bella promozione tutto il mese di ottobre, ogni giorno con questo lema: un proverbio al giorno ti dà saggezza. Un proverbio al giorno ti dà saggezza. E questo è stato una bellissima opportunità. Un verso può cambiare una vita, e questo è stato bellissimo. Curiosamente lui scrive questo commento. Io le domandavo al Signore, le diceva: perché non continuiamo questo? Perché è stato veramente edificante per tutta la Chiesa star parlando nel mese di ottobre sul libro di Proverbi. Forse dobbiamo fare salmi, sono 150, facciamo 3 al giorno o algo del genere. Ho chiuso la nota che le aveva scritto. Dopo lui scrive questo, dicendo che la risposta, dove lui è in Arizona, è stato tan grande la risposta e la colta di questa iniziativa, che lui ha sentito del Signore dare un'altra sfida. Io non mi aspettavo questo, ma quando ho letto che la sfida è
il libro di Atti, un capitolo al giorno sul libro di Atti, wow! Che in bel tempo, il tempo che la Chiesa di Torino e Milano sta vivendo adesso, per essere, come si dice, perfumato, profumato apostolicamente con il libro di Atti, e dopo vi racconterò perché questo è tan bello e grande per la Chiesa. Mi ha dato un testimonio, ma subito le ho scritto e le dico: Vescovo, wow, questo veramente tocca il mio cuore apostolico. Io sento del Signore fare questo compromesso insieme alla Chiesa di Torino e di Milano di incoraggiarvi a leggere il libro di Atti almeno un capitolo al giorno, giorno dopo giorno. Per esempio, oggi è il 1° novembre 2016. Che capitolo leggeremo oggi? Primo. È il primo. Allora, abbiamo tutti l'applicazione YouVersion o Bible, la che qualsiasi che sia, e sceglie qualsiasi, ma ascolta prima di andare a letto oggi. E ho inserito un qualcosa speciale questa mattina. Quello che ho scritto è collegare i primi versi del capitolo 1 del libro di Atti con i primi versi del libro di Luca. Perché ho sentito questo? Prima che tutto è lo stesso autore. Luca ha scritto il libro di Luca, Luca ha scritto il libro di Atti. E Luca era un medico, così lo dice la scrittura, sicuramente molto preparato, eloquente, sicuramente specifico anche al scrivere. E se leggete i primi 4 versi potete imparare che si tratta di una lettera di amore che scrive a Teofilo, enunciando, condividendo quello che è accaduto con Gesù. Nel primo trattato, e dopo menziona il secondo trattato, e inizia il libro di Atti. Che bello anche il suggerimento di in un studio biblico tu puoi leggere il libro di Luca e intracciarsi perfettamente con il lavoro del libro di Atti. A me i bimbi stanno giocando, scusate, ma stanno gioiendo troppo. Este è il bello Samuele, gloria a Dio, un predicatore. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, quindi potete seguire il filo via Facebook di tutto ciò che sta accadendo nella Chiesa di Torino. Fratelli, abbiamo almeno un diacono che è attivo 100%. Abbiamo non solo un ministro che ha uscito dalla Chiesa di Torino verso Milano, abita in Pogliano Milanese, il nostro caro fratello Bracuto Alessandro. Prima è stato una persona appartata al ministero, dopo è andato verso il diaconato, verso il ministero, allora con un incarico molto specifico, apostolico. Pregamo che il Signore afferme, conferme ogni giorno la sua parola. Potete vedere la cerimonia ufficiale del suo incarico, potete anche gioire vedendo la ordinazione del nostro caro direttore dell'area amministrativa e la parte legislativa, il nostro caro fratello Bruno,
e soprattutto quando le autorità pregano per loro, che bel privilegio servire al Signore anche di quella maniera. Quindi arriviamo a Torino con un spirito rinnovato per continuare questa vita pentecostale per l'esperienza dello Spirito Santo, ma anche apostolica per il nostro stile di vita. Perché dico questo? Perché senza un stile di vita apostolico non potremo fare la volontà di Dio in l'edificazione e tutto ciò che è la Chiesa. Atti 2,47 dice che i fratelli erano buon visti, dice una versione, ben visti. Un'altra versione dice che erano uomini di buona testimonianza, avevano preso il favore del popolo. Quindi l'impatto apostolico di una vita cambiata, Dio lo usa per cambiare il cuore di una persona, portarla al ravvedimento e condividere il bello messaggio di Atti 2,38. Che bello! Atti 2,48, il Signore aggiungeva alla Chiesa quelli, e dice ogni giorno, a ver se possiamo leggerlo. Atti 2,47, prendiamo la nuova Diodati, per esempio. Dice, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Punto. La prossima frase dice, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni quanto? Ogni giorno. Ogni quanto? Ogni giorno. Ogni quanto? Ogni giorno. Ogni giorno, non ogni settimana, non ogni settimana che vedo il cugino che abita in dove sta. Ogni giorno il Signore aggiungeva alla sua Chiesa coloro che erano salvati, che ricevevano il messaggio, credevano, potevano arrivare al ravvedimento e vivere, cambiare di vita, una vita veramente apostolica. E i numeri di una chiesa è dettato del Signore, non di un programma umano, non necessariamente della predicazione eloquente di un uomo. Se predicamo positivismo e predicamo altruismo e predicamo tutto ciò che la gente veramente vuole ascoltare, la Chiesa di Torino sicuramente 500%. Parleremo con il toro para che nos preste lo stadio di Torino, perché la gente vuole essere esaltata, la gente vuole che la carne sia congratulata, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno vuole necessariamente, io non voglio cambiare la comodità della mia vita. Io pensavo che tutto era posto nella mia vita quando Cristo arrivò alla mia vita. Io non avevo bisogno di nessun male di testa o cambiamento radicale o niente del genere. Ma una volta che uno inizia a leggere la scrittura, ancora io piango leggendo certi passaggi che il Signore mi mostra. Veramente, questo è un bellissimo passaggio della scrittura. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore è come, non come, è più. Il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Allora,
Come aggiunge il Signore? Il Signore aggiunge di una maniera molto interessante. Accanto de donde noi abitiamo c'è una chiesa, come dice la mia nipote, tacolica. E loro ogni settimana, ma veramente fanno un bel lavoro mettendo una scrittura davanti. E stava meditando la strategia di Gesù, stava pregando per la strada, stava meditando in Atti, nel libro di Atti, in Atti 2:47, boom! Arriva questo messaggio sulla parete. Praticamente mettono un foglio con un versetto in una vetrina che si possa vedere. Ecco, e wow, mi tocca il cuore. Era con mia moglie, fermate, permettimi prendere una foto a questo, è la foto che è in Facebook, e dice Zaccheo, Luca 19:5, a ver fratello, potete leggerla, Zaccheo, oggi andrò a casa tua. 19:5, che dice la scrittura, fratello? E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi e lo vide, e gli disse, Zaccheo, scendi giù prestamente, perciò che oggi ho da albergare in casa tua. Sembra che Gesù non è stato molto cortese nell'invito, perché non è una domanda lo che stava facendo Gesù. Gesù già conosceva il cuore, Gesù conosceva la curiosità all'interno del cuore di Zaccheo. Non le ha fatto una domanda cortese. Le ha detto, Zaccheo, per nome. Il Signore forse ti sta dicendo, per il tuo nome è necessario che andiamo a casa tua oggi. Amen. No a pregare il rosario o algo del genere, ma veramente a portarti. No, c'è un detto in napoletano, no? Uh-huh. Perché quando si parla di Zaccheo ci ricordiamo di questo detto, che Zaccheo era sul sicomore, sulla pianta, sì, no? Sì, sì. Allora il Signore ha detto di scendere. Uh-huh. E ci sta qualcuno che non vuole scendere, allora c'è un detto che dice o scendi o taglio la pianta. Però si fa con la mano, posso far così. O scendo o taglio la pianta. O scendo o taglio la... E fa il segno della croce. Sì. Perché scendi, taglia. Io amo a Napoli. Gloria al nome di Gesù. Viva Napoli senza religione, ma con la verità di Cristo. Amen. Amen. Allora, non era una domanda. Il Signore vuole la tua casa aperta per Cristo. Amen. Invitar a tua famiglia, invitar amici, invitar alla persona che il Signore mette davanti a te, e questo sarà un bellissimo piano per il mese di novembre e il mese di dicembre. Quindi, fratelli, questo è ufficiale. Ogni lunedì abbiamo l'evento delle sorelle e stiamo utilizzando questo luogo, questa sala che si chiama Soneria a Settimo Torinese, che è veramente una benedizione. E dopo il mercoledì i uomini, il martedì abbiamo fatto un compromesso con Torino Sud, collegare Torino Sud con Collegno, e la sorella Claudia sta ascoltando, un saluto a nostra cara sorella Claudia, la principessa Taisha, la sorella Isabella e il resto di questa bellissima famiglia. Questa famiglia sono 60 e passa, non solo in Collegno, in Rivoli, in Alpignano e tutta quella regione là del sud-ovest di Torino. Quindi una benedizione per loro. Il piano, fratelli, per il mese di novembre. Numero uno, scegli
è un capitolo al giorno. Oggi siamo nel capitolo 1. Prima di andare a letto, oggi ascoltate Atti capitolo 1. Che tocca il tuo cuore? Io ti dico un qualcosa. In Prima Corinzi, non mi ricordo dove, era più, il Signore apparso a più di 500 i passa e gli ha fatto l'invito di andare a Gerusalemme. Il giorno di Pentecoste arrivano 120, mancarono almeno 380 che non arrivarono. So, dove era questa gente? Sicuramente occupata in un matrimonio, occupata nel lavoro, occupata all'ospedale, chi, qua, là, il punto 120 arrivarono, 120 pregarono, 120 hanno ricevuto lo Spirito Santo per la prima volta e la nascita della nostra Chiesa, la Chiesa di Cristo. E, quindi il mese di novembre, un capitolo del libro di Atti al giorno, la guida, se seguite Facebook, sarà lì. Anche potete andare a Antioca Spreaker, alla radio, e troverete il libro completo di Atti. In 3 ore potete ascoltare tutto il libro di Atti e potete farlo in 3 parti. Una ora, una ora, una ora. Letta, potete ascoltarlo dell'applicazione, potete anche andare capitolo verso capitolo. E quindi questa è la prima parte, fratelli, gloria al nome di Gesù. Amen. Prima Corinzi 15, 6. Prima Corinzi, capitolo 15, grazie fratello, 6. Il Signore apparso a più di 500 e gli ha fatto l'invito di andare a Gerusalemme, e dopo sappiamo che 120 erano quelli che avevano scelto andare in preghiera. E dove era il resto che mancava? Dov'è il resto che manca nella chiesa di Torino? Il resto che manca nella chiesa di Milano? Fratelli, il Signore ha un piano apostolico per il nord Italia, per l'Italia, e nessuno lo può fermare. Amen. Io voglio partecipare in questo piano. Alcuno di voi volete partecipare? Amen. Sia fatta la tua volontà. Amen. E venga il regno a me. Il regno è già in noi. Dobbiamo iniziare a parlare. Fratelli, Torino, Milano, Torino. Siamo a 2 ore della prima città della Francia. Chambéry, Lyon, verso Parigi. Per il nord est già conosciamo Chiasso, Paradiso, Lugano, Mendrisio, Bellinzona. Bellinzona, la bella Bellinzona, che mi hanno detto che nel mese di dicembre è bellissimo, lì dobbiamo ritornare alla bella Bellinzona. Abbiamo il volo autostradale. Potete raccontare quello che come funziona la Svizzera? A me, fratelli, come tutti i paesi d'Europa, non solo la Svizzera, perché solo in Italia c'è questo scherzo che l'autostrada si paga per tratte. Ah, capito. Cioè, Torino-Milano si paga una tratta, a Torino-Ostia un'altra tratta. No. Di ogni volta che uno va. Ogni volta che uno va, e sono care. Le autostrade italiane sono molto care, anche se sono ben tenute, però sono molto care come autostrade. E in Svizzera, quando siamo stati per la prima volta, perché per me è stata la prima volta, in aprile, praticamente si compra un bollino che si compra una sola volta all'anno, e ci ha costato come 35 franchi, sì, circa 30 euro, e puoi andare sull'autostrada, su tutte le autostrade della Svizzera, quando vuoi. Non ci sono barriere. Può andare per tutta la nazione della Svizzera. Non ci sono barriere come qui, che c'è un checkpoint. La Svizzera, cerca la popolazione della Svizzera, fratello. La Svizzera è veramente senza traffico, 15 minuti da Pogliano Milanese. Anche il fratello Antonio, credo che abita vicino al fratello Alessandro, anche vicino per lui. E il bello della Svizzera è che esiste lo che si chiama il Ticino. Sì.
come la Svizzera italiana. Che avete detto tu della Svizzera italiana? Se parla l'italiano, abbiamo parlato solo in italiano. Nella parte, entrando da Milano praticamente, la prima che si incontra è questo famoso borgo del Ticino, che praticamente è una parte della Svizzera che si chiama Svizzera italiana, perché la Svizzera è divisa come in tre. Svizzera italiana, che è il canton Ticino, poi c'è la Svizzera francese e la Svizzera tedesca. E là si parla tedesco, lì si parla francese. Però nella parte della Svizzera italiana incontri pure persone che parlano un italiano perfetto. Però se gli dici che è un italiano, sì, non le piace. No, cari italiani, noi siamo svizzeri che parliamo italiano. E sono molto chiaro in farti sapere questo. Sì, quasi come un'offesa. Mi ricordo di questo cameriere che questo quello che ci ha servito a tavolo quando siamo stati a mangiare la pizza. E gli avevamo detto, ma tu sei italiano? Io dico, no, io sono svizzero. Però parliamo italiano perché siamo nel canton Ticino che si parla italiano. 8 milioni di persone. Come la Lombardia. Sì, e tutta la nazione svizzera, almeno 2 milioni in quell'area lì. Ma se andiamo verso Bolzano, Udine, che la conosco bene, arriviamo alla bella Austria. Tutta un'altra nazione. Qual è la popolazione dell'Austria? E dopo, de Zurigo alla Germania, è questione di una ora. Già abbiamo una famiglia italiana, siciliana, nostra cara, bella sorella Sebastiana e Paolo, battezzata nel nome santo di Gesù. Lei ha sentito la radio, ha fatto il viaggio, 8 ore e passa, qui a Torino, ha condiviso con noi e si è battezzato nel bellissimo nome di Gesù. Dobbiamo mandare dei missionari là, perché la sorella non riesce ad aprire la sua casa e per il Signore, lei dice che comunque ha bisogno di appoggio, si sente sola, ha bisogno di appoggio. E lei ci vuole là. Allora dovremo pregare per mandare una coppia missionaria dove si trova la sorella per continuare vicino l'opera che il Signore ha iniziato. Sì. Perché già il Signore ha iniziato l'opera attraverso lei. Bisogna soltanto continuare. La sorella, io le ho detto, l'ho incoraggiata, le ho dato la nostra testimonianza quando il nostro pastore ed io, la nostra figlia, ci siamo convertiti, di come noi anche non avendo il nostro pastore nella stessa città, anzi era 10 ore di volo negli stessi Stati Uniti, ma era 10 ore di volo, penso che più lontano che da qui alla Germania. Sì. Siamo più vicini noi a questa sorella che il nostro pastore a noi quando eravamo negli Stati Uniti. Come andare sì in Sud America, in Stati Uniti. Invieremo questo audio alla sorella Sebastiana. Se non sta ascoltando, se state ascoltando, ti inviamo un bellissimo saluto, un abbraccio. Amen. Un grande abbraccio al nostro caro Paolo. Gloria a Dio. E io, pastore, come dicevo per concludere, appunto le dicevo, gli davo la nostra testimonianza che subito abbiamo sentito aprire la casa, molti dei nostri vicini vedendo il cambiamento, ovviamente trovandoli un po' qui, un po' là al supermercato, uno parlava, condivideva questa esperienza, allora gli raccontavo che appunto venivano a casa, accettavano venire una volta, due alla settimana per ascoltare la nostra testimonianza, ascoltare le buone novelle di salvezza che avevamo ricevuto, condividevamo la parola che in quel giorno il Signore metteva nel nostro cuore e molti, e io gli raccontavo a questa sorella che molti erano battezzati lì a casa nostra, nella vasca, e molti cadevano nel salotto di casa nostra ripieni dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava l'abilità di parlare e raccontavo questo e la incoraggiavo, gli dicevo sorella parla con tuo marito e chiedi se ti permette perlomeno una volta a settimana condividere, aprire la tua casa con i conoscenti, compagni di lavoro, vicini di casa, comunque coloro che stanno ascoltando la tua testimonianza, le dicevo la sorella,
e che disse perlomeno puoi aprire la casa una volta a settimana e avere queste riunioni e semplicemente pregare insieme, semplicemente tu condividere ciò che ti è successo, ciò che Dio ti ha mostrato attraverso della parola, ciò che hai fatto qui a Torino, nel battesimo, eccetera, e tutto ciò, diciamo, la tua testimonianza, come il Signore ha comandato l'Apostolo Paolo, no? Vai e parla della tua testimonianza. E io questo le ho detto, lui mi ha detto sì, parlerò con mio marito, e poi alla fine non so cosa è successo, perché poi abbiamo perso il contatto, però sì, io stiamo pregando per lei, perché Signore, perché lei prenda quel coraggio, no? Di fare questo, perché l'autorità e il potere ce l'ha, perché lei ha ricevuto lo Spirito Santo quando è venuta qui a Torino, è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo nelle acque per il perdono dei suoi peccati. Comunque lei è equipaggiata, il Signore ha equipaggiato, però deve avere la, deve capire l'autorità e il potere che ha ricevuto e chi è lei, la sua identità nel regno dei cieli, no? E comunque davanti a Dio, per poter lei avere questo coraggio di comunque fare questo. Però se lei non lo ha e ha bisogno, diciamo, di una spinta, dovremo pregare per inviare una coppia, una famiglia là e aiutarla, appoggiarla, che lei, diciamo, cresca, possa crescere nella conoscenza del Signore e salvare tante altre anime comunque di quella zona. Noi le abbiamo raccomandate altre chiese del nome di Gesù Cristo, anche se non della stessa denominazione, della stessa organizzazione, ma sempre della sana dottrina, perché non dobbiamo, fratelli e sorelle, mai allontanarci della sana dottrina, dell'unicità di Dio, il battesimo del nome di Gesù Cristo, la pienezza dello Spirito Santo parlando in lingue e la santità. Questo deve essere chiaro ovunque noi andiamo. Se non c'è una chiesa del nome dove il Signore ci muove, noi dobbiamo iniziare una da casa, e se non lo facciamo, comunicarsi col pastore perché invii aiuto e farlo. Però non possiamo rimanere da soli e non possiamo andare a altre congregazioni che non predichino la sana dottrina. Noi le abbiamo raccomandate alcune che predicano questa sana dottrina, ma lei non sente di farlo. Allora continuiamo a pregare e a chiedere aiuto e direzione al Signore per questa anima nella Germania. Amen. Gloria al nome di Gesù. Fratelli, Austria, 8 milioni di persone. La Francia, 64 milioni. 64 milioni di persone. Italia, 60 milioni circa. 60 milioni e passa. E più di 70 milioni fuori d'Italia. Sì. No? Sono quasi 110-120 milioni di italiani per tutto il mondo che la famiglia della sorella Maria gioisce perché ascolta ogni puntata dal Venezuela, la famiglia della sorella Flor che è nel Giappone, in Brasile e in Argentina. E questo è meraviglioso lo che il Signore sta facendo. E fratelli, la sorella Zaira ha partito oggi per la bella Colombia, ha lasciato questi bellissimi due messaggi che potete ascoltarlo, lo che lei ha sentito di dirle. Pregate per lei che sia un arrivo sano e bello alla bella Colombia e che possiamo rimanere in contatto con lei. Lei ha fatto un bellissimo collegamento insieme a noi con il direttore della radio IPUC di Colombia, il fratello Beltrán, è stato un bellissimo collegamento, soprattutto per noi ascoltare le predicazioni o gli eventi della bella Colombia nel nome santo di Gesù. E fratelli, questo mese, questa settimana, ogni giovedì, venerdì, sabato, se non avete un'attività, apre la tua casa al Signore. Il Signore non ti sta domandando, il Signore le sta dicendo alla famiglia Gerardi, amen, alla famiglia Enriquez, León Enriquez, le sta dicendo alla famiglia, ogni famiglia della Chiesa, apre la tua casa per Cristo. Una volta
e per bel tempo eravamo Brandizzo 1, 2, 3, Settimo Torinese, Mezzipò, Montanaro, Torino Centro, Torino Ovest, Torino Sud, Fratelli Seppò. Aprir la nostra casa a Cristo, condividere una preghiera, condividere una parola rema per qualcuno che sta aspettando una parola, sta aspettando l'invito, non la domanda, perché della stessa maniera come il Signore ha detto oggi, Zaccheo, io divorerò, io andrò alla tua casa, tu le puoi anche dire oggi venite a casa mia, il giovedì venite a casa mia, non ditele te invito, venite, dite venite. Tiene che, come si chiama il capo tuo? Non lo so, Martino, il giovedì ti aspetto a casa. Sì, bisogna prendere la decisione. Una decisione con autorità. Don Mario, ti invito a casa. Don Mario lo usa per lo prete, il don. Ti invitalo a casa, amen, anche e dale del sapone giusto. Amen. Amen, dell'acqua fresca. Amen, pastore. Stavo meditando, no? Che a volte uno, così come molte volte uno non ha voglia di pregare, non ha voglia di studiare, di leggere la parola, oppure anche di prendere questo compromesso di aprire la casa e insegnare, quando uno prende la decisione e dice va bene, io lo faccio per ubbidienza, e tu dici e incominci ai tuoi compagni di lavoro, compagni di scuola, vicini di casa, magari mamme di compagni di scuola dei tuoi figli, quando tu incominci così a dire, senza organizzare niente, semplicemente per fede e in ubbidienza, dire ti invito a casa mia, io do studi biblici gratis una volta alla settimana, e dai un giorno, no? Metti mercoledì alle 19, per esempio, no? E durano più o meno una mezz'oretta, 45 minuti, si condivide semplicemente la parola di Dio, si fa una preghiera e basta, senza nessun compromesso. Quando uno incomincia a, come si dice, far girare questa voce, cosa succede? Che poi tu, e con tutti questi studi, ovviamente con la guida del nostro pastore, con tutti questi studi che abbiamo meravigliosi tradotti all'italiano nella nostra pagina website www.antioca.it, per chi non lo sa, e prendi il tuo portatile, lo apri sul tuo tavolo di cucina e semplicemente dici ok, incomincerò a studiare e a insegnare, per esempio quello, come si chiama, pastore, il primo che abbiamo fatto noi, che ci ha regalato il nostro pastore, In ricerca della verità, no, Exploring God's Word, sì, per in italiano, In Search for Truth. Non c'è in italiano, non c'è in italiano, non lo conosco. Ah, c'è in spagnolo quello, però abbiamo altri in italiano, come per esempio uno semplice che si può incominciare, alberi di giustizia, per esempio. Allora cosa succede? Tu prendi perfetto e cominci a girare la voce, per fede. Allora che succede? Tu quel giorno, a quell'ora, devi stare qui, aspettando per fede che qualcuno arriva. E così tutte le settimane. Ti tieni lo studio preparato e te lo prepari, diciamo, te lo leggi la prima parte, che tu dici che magari 30 minuti, 45 minuti, ti prende una o due o tre pagine di quello studio, lo fai vedere i disegni, perché è molto, come si dice, è grafico, come si dice, grafico, visuale, metti la portatile, tutti vedono i disegni con le scritture e tutto quanto, e tu, mentre loro vedono, tu lo vai leggendo, ognuno va leggendo le scritture, e il Signore ti darà in quel momento le parole da aggiungere, da ampliare con degli esempi pratici, con la vostra esperienza, su quel punto soltanto, senza uscire fuori dal tema.
poi si fa una preghiera e all'ultimo si può lasciare per domande e risposte. Allora, che cosa succede? Lì c'è doppia benedizione. Man mano che tu vai insegnando, anche se l'hai fatto 50.000 volte, e questo parlo per esperienza, perché ci succede da quando ci siamo convertiti fino ad oggi, man mano che tu vai dando lo stesso studio, che tu pensi saperti la memoria, ogni volta che darai lo studio imparirai qualcosa. Allora, cresci tu, ti vai perfezionando per l'esperienza, come dice la Bibbia, tu, allo stesso tempo stai insegnando ad altri, stai evangelizzando, e poi, alleluia, si adempie la volontà del Signore, ricevi la benedizione e dai la benedizione. E poi ti vengono le voglie, perché magari al principio non avevi voglia, o non sapevi cosa dire, e poi ti vengono, ti infuochi un'altra volta, ti svegli, ti rialzi, ti dai animo te stessa. Anima hanno ricevuto lo Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue, come lo Spirito del Signore dà la abilità nella nostra casa. E sorella Genese ricorda la sorella Lina che è caduto praticamente per terra. Sì, sì, piena dello Spirito Santo nel nostro appartamento. Piena dello Spirito Santo. Sotto il tavolo, Che bello, ogni bello, esperienza, battesimi che abbiamo fatto in casa, eccetera. Sì, ogni famiglia deve prendere questo impegno. Quindi, per fare un riassunto bello, carissima Chiesa di Torino e Milano, è per il mese di novembre, ricordate bene, un capitolo del libro di Atti al giorno. La nostra vita è pentecostale per esperienza, apostolica per il nostro stile di vita, giorno dopo giorno. Ricordate di queste due date importanti, l'8 di dicembre, uomini, a Milano, una bellissima conferenza del settore nord, e anche la nonna cena di gala, non la nonna, niente che vedere con la nonna, la novena, la nonna cena elegante, della bella chiesa di Torino e Milano, e la faremo come un evento straordinario questo anno. Amen. Fratelli, credo che se non ci sono punti, potete almeno ascoltare quella predicazione, la predicazione finale del convegno, che ha parlato il pastore Andy Provenzio, segretario di missione internazionale. Bellissima, abbiamo l'audio completo, ci mancano almeno due audio importanti, che sono stati i primi due conferenze. Fino adesso non lo abbiamo, io ho fatto la registrazione dell'ultimo, è uscito bellissimo, bene, si ascolta perfetto dall'inizio alla fine senza interruzione. Approfittate tutto lo che abbiamo, che bello che abbiamo fatto tre registrazioni con l'aspettativa, la uscita da Torino e dopo abbiamo fatto un riassunto al ritorno. Il Signore ha prosperato il nostro viaggio. Amen. Nell'andata, il andare là e il ritornare. Abbiamo in linea al nostro caro ministro Bracuto Alessandro, e lui, se il collegamento è giusto, parlerà di Poliano Milanese, vicino al Ticino. Caro fratello ministro, pace di Cristo. Pace di Cristo, Dio vi benedica. Un saluto da Isaia che è qua vicino a me, continuando a dire pastore, pastore, Enzo, alleluia. Sta ascoltando le vostre voci. Un saluto anche da mia moglie che sta preparando da mangiare, ascoltando questo bellissimo programma come aggiornamento e incoraggiamento. Carissimi ascoltatori, fratelli, pastore, gloria a Dio, siamo a casa e siamo arrivati più o meno a che ora era, quando erano le 5:30, 6 quando siamo arrivati. Abbiamo incontrato un po' di traffico verso Novara, tra Novara e l'uscita di Arluno,
di gente che rientrava sicuramente da questa festività, ma per la grazia di Dio tutto bene, siamo a casa, e gioiendo veramente la nostra villa, noi la chiamiamo così, la nostra villa, che è bello quando uno ritorna a casa. E voglio prendere un tempo per fare alcuni ringraziamenti. Parlo da parte mia per tutte quelle persone che mi hanno ospitato, ovviamente insieme a questo gruppo, l'abbiamo già detto, ma ripeto, la famiglia Luongo, che veramente si è messa a disposizione, che gioia poterli rincontrare. Per me loro sono una famiglia molto speciale, fin dal primo giorno che ho conosciuto il fratello Giuseppe Luongo, poi il fratello Enzo Luongo, che mi hanno poi portato a Cristo, tutta la famiglia Luongo, loro mi hanno sempre trattato come un figlio. E che bello questo, fratelli, essere parte di una famiglia di Cristo insieme, condividere questo. Ringrazio la mia famiglia che ci hanno ospitato in questa notte, in queste due notti che abbiamo dormito lì, che hanno ospitato a mia moglie e mio figlio nel tempo che io ero al convegno, finché lei non rimanesse sola aiutandola. E ringrazio ancora tutte quelle famiglie che in qualche modo hanno veramente fatto un qualcosa per noi, tutti i miei parenti che hanno visitato anche mia moglie. È stato un tempo anche per mia moglie di visitare la sua famiglia, la mia famiglia, preparandoci e invitandoli a questo evento della domenica della presentazione di Grace, sperando che vengano più persone possibili a vedere, ad ascoltare il messaggio anche che Dio ha preparato per la loro vita. E ringrazio anche la sorella Abigail, la sorella Patti, che anche se non ero qui a Milano presente, loro erano sempre attenti a quello che accadeva come programmazioni. La sorella Abigail si occupa della parte, se possiamo dire, grafica, di tutto quello che è Oreb, locandine, la parte di Facebook, alcune cose grafiche del sito mi aiuta la sorella Abigail, e lei sempre attenta ad ogni cosa, e mantenendo aggiornato la pagina di Facebook. La sorella Patti invece mi aiuta seguendo anche il blog che io gestisco. Lei sa che quando ci sono alcune pubblicazioni, lei prende l'informazione e la mette nel blog che si trova nel sito. E poi, non per ultimo, ma veramente gioisco, ringraziare questo carissimo fratello Antonio per la sua disponibilità. Ringrazio a Dio per questo incrocio santo che ha creato qui in Milano, come abbiamo già testimoniato, per la sua passione, per il suo amore verso il Signore, per veramente essere stato disponibile ad accettare questo invito da parte del pastor Pedro Guzma di predicare nella chiesa di Torino, ascoltando poi la sua predicazione di grande benedizione anche per la mia vita. Che bello, fratelli, quando il mondo, il popolo di Dio non si ferma. È importante che quando un'autorità manca dalla propria città, non vuol dire che la chiesa deve stare ferma, ma se una chiesa ha la passione, l'amore, se ognuno di noi ha un compito, sa cosa deve fare. E forse uno parte di un qualcosa che anche ha toccato il mio cuore di questo convegno era proprio questo messaggio che parlava del ministero. Il vero ministro di Cristo sa sempre cosa fare, non ha bisogno che un pastore le dica fai questo, fai quello, ma sa come deve lavorare, dove deve lavorare, cosa deve fare. Questo ha toccato molto il mio cuore. Carissimi fratelli, sto ancora sistemando tante cose che stanno nel mio cuore, appunti, sistemando il mio quaderno degli appunti. Abbiamo preparato con mia moglie un calendario per il mese di novembre, dicembre, finendo questo anno, inserendo nuovamente le cellule, come ha detto il nostro pastore. Stavo condividendo a mia moglie di riprendere in mano questo libro del collegio biblico, dove parla della strategia di Gesù, che è stato molto utile per noi da quando siamo arrivati qua. Lo abbiamo messo in pratica con diverse famiglie, ma vogliamo cominciare con famiglie nuove. Abbiamo scelto di aprire nuovamente la nostra casa il venerdì, che è curioso questo messaggio del pastore di parlare con un modo autorevole: venite, non è un invito, venite. E questo mi ha toccato, non avevo mai visto questa parte di questo verso, e ci incoraggia. E ho un annuncio un po' importante anche per chi ascolta, che abbiamo una piccola variazione per questo sabato. L'hotel ci ha permesso di fare il culto questa settimana, 5 di novembre, sabato alle 17, affinché la chiesa di Milano non possa perdere un ulteriore culto, ma
abbiamo veramente, ringraziando a Dio, l'hotel ha risposto prontamente, ha detto va bene, alle stesse condizioni, quindi questa settimana avremo il culto sabato 5 novembre alle ore 17, e voglio veramente, sento nel cuore di seguire questo filo dello Spirito Santo che si è portato per questo anno, e questo messaggio del Vescovo Provenzo è stato un qualcosa che ha preso la mia attenzione, il mio cuore, e chiedo direzione su questo al Signore, e voglio fare l'invito a tutti quelli che ascoltano, che sono di Milano in questo momento, a partecipare, perché sento che sarà una grande benedizione per tante persone. Abbiamo tanti programmi, carissimi ascoltatori, la radio, stiamo involucrando anche il fratello Antonio in questo, tante cose. Una delle cose molto, molto belle che abbiamo deciso, e ho l'affermazione, è che abbiamo scelto una volta al mese, e cominceremo con questo mese con la data del 12 di novembre. Menziono questa data perché se all'ascolto c'è qualcuno di Bergamo o della provincia di Bergamo, una volta al mese visiteremo una città nuova della Lombardia, cominciando da questo annuncio che abbiamo fatto. Quindi il 12 di novembre io, mia moglie, la mia famiglia, e se c'è qualcuno della parte della chiesa di Milano che può partecipare, viaggeremo a Bergamo. Una visita, ho già visto con mia moglie come è strutturata Bergamo, ci ha colpito che esiste una Bergamo alta, un pochettino più vecchia, e preghiamo al Signore che ci guidi in questo. Quindi il 12 di novembre cominceremo questo programma di visite alle città nuove della Lombardia, affinché il Signore possa in qualche modo portarci a qualche incontro, e tanti altri programmi. Ovviamente appoggiamo ancora anche noi, siamo partecipi di questa programma, di questa lettura di un verso, un capitolo al giorno del libro dei Atti, ha portato tanta benedizione alle nostre vite e alle vite della Chiesa, e continuiamo avanti in tutto questo. Carissimi ascoltatori, torniamo gioiosi, torno con tanto, tanto nel mio cuore, e prego al Signore che tutto questo, stavo condividendo con mia moglie ieri nel viaggio, ma c'è ancora tanto da condividere, tanto ancora da vedere, e tutto quello che è accaduto, affinché anche lei possa riempirsi di gioia e andare avanti in questo lavoro. Lei ha un compito una volta alla settimana delle sorelle, abbiamo tanto lavoro da fare, tante cose da fare. Preghiamo che il Signore ci aiuti e che il Signore continui ad aggiungere alla sua Chiesa tutti coloro che saranno salvati. Fratelli, non abbiamo scuse, abbiamo tutto quello che ci serve, forse il Signore ci sta dando molto di più. È semplicemente quello che è la nostra preghiera: Signore, aiutaci a portare quest'acqua buona, sana, limpida a chi ne ha bisogno. Questo è più o meno, pastore, ministri, ascoltatori, la direzione. Ovviamente presenteremo poi tutto il programma bene alla Chiesa, e preghiamo a Dio, carissimi, che possa guidarci, che il Signore possa continuare a ministrarci e a ministrare a coloro che sono all'ascolto. Nelle prossime puntate che faremo, racconteremo un po' di testimonianze. Il Signore ha fatto due grandi miracoli nella nostra vita, nel tempo che eravamo in questo viaggio. Sempre il Signore arriva a tempo, sempre il Signore ascolta. L'unica parola che posso dirvi con mia moglie: non mollate. Quando tutto sembra che è impossibile, che non sai come risolvere un problema, Dio all'ultimo secondo ti fa vedere un grande, grande miracolo. Nuovamente il Signore in questo mese si è manifestato e glorificato, e questa parola la diciamo per incoraggiamento. Ho sentito la parola che la sorella Maria stava dicendo alla sorella della Germania, di non arrendersi, di non mollare, di confidare nel Signore, che il Signore può fare grandi cose nel nome di Gesù. Amen. Carissimi, è stato un piacere prestare in linea con voi. Un saluto anche da mia moglie. Pace di Cristo, Dio vi benedica. E mio figlio già sta mangiando nel nome di Gesù, e che il Signore possa benedirvi a tutti quanti voi. Pace di Cristo, e grazie per questo spazio, questo tempo di condividere con voi. Amen. Amen, Dio vi benedica. Ministro Alessandro, ministro incaricato della opera di Milano, della Chiesa di Milano, e veramente della Chiesa di Cristo, del corpo di Cristo che è lì in Milano. Volevamo ringraziare il Signore veramente per quello che sta facendo in Milano, per quello che sta facendo in quella regione, per come sta lavorando fortemente nella famiglia Bracuto, per come Dio non li abbandona, perché Amen. Loro sono parte Amen. Del suo piano. Fratelli, veramente c'è un qualcosa che voglio condividere prima di fare un riassunto di tutto quello che abbiamo parlato in Torino e in Milano, per quanto abbiamo riguardo il programma di lavoro. Una testimonianza che ci ha colpito veramente, come diceva
il fratello Alessandro Bracuto, in questi vari seminari, vari spazi che hanno avuto questi predicatori che sono venuti dall'America, portando di una parola rema per i nostri cuori e confermando veramente ogni passo di quello che noi abbiamo sentito in Torino, fratelli, come conferma, è un'esortazione per la chiesa locale in Torino e Milano. E c'è una testimonianza che stava praticamente, c'era questa predicazione che mentre parlava chiedevano a un pastore, dice: quanti ministri hai nella tua chiesa? E il pastore diceva: ne ho tre. Diceva: due già praticamente ordinati al ministero e uno che lo presenteremo in questo convegno. E diceva: e quanti membri hai nella tua chiesa? E diceva: 300. Ok, allora diceva: allora, pensa un pochino, ti rifaccio la domanda. Dice: quanti ministri hai ancora nella tua chiesa? E lui dicendo: caro vescovo, l'ho detto prima, tre. Due già ordinati e uno che sta andando al ministero. E lui diceva: pensa bene. E allora diceva, ripetendo: quanti anime nella chiesa che sono veramente, che vengono in chiesa? 300. Allora se tu hai 300 anime, sono 300 i ministri che hai in chiesa, perché ognuno ha un ministero, ognuno deve veramente prendere la responsabilità veramente davanti al Signore di portare la parola di Dio. Fratelli, non è una credenziale che ci fa ministri, non è una credenziale da parte, è buono quello perché è sotto un ordine tutto quello che sia, ma un ministero che lo fa nella vita di un uomo è il tuo chiamato che il Signore ha posto in te, è il tuo veramente servire davanti al Signore puro, è il tuo servire davanti veramente al Signore Gesù Cristo per portare la sua parola, e Dio ti darà frutto, è veramente frutto da parte del Signore, quello afferma il ministero che veramente il Signore ti ha dato. Amen, fratelli, così riepilogando e dando un saluto al ministro Alessandro Bracuto a Milano, vogliamo riepilogare tutto quello che riguarda il culto in Torino e in Milano. Domenica ci sono delle variazioni, il culto in Torino non è alle 18, ma ripetete con me, anche se siamo nella radio, è alle 10 della mattina, come ha detto. 10 della mattina. Amen, fratelli. Solo questa domenica per un'occasione speciale. E come diceva il ministro Alessandro, ci saranno non ben una presentazione di bimbi, ma due presentazioni di bimbi. Verranno presentati la chiesa di Torino e Milano, portano due valenti bambini, una principessa e un principe. Amen. Veramente Elia, un predicatore della parola di Dio, e Res, una bella principessa. Alleluia. Per un uomo che si deve formare per portare veramente la parola del Signore. Immaginate questo... se loro si sposano. Amen. Stati presentati insieme. Uno presentati insieme. Sposati insieme. Mira la eredità apostolica che abbiamo, fratelli. Fratello Alessandro. Veramente la successione apostolica è importante, è il futuro della Chiesa. Se in 2 anni, 3 anni o domani, oggi, in questo momento, il Signore non torna, fra 15 anni, loro saranno il passaggio di testimone, praticamente lavoreranno come stiamo lavorando oggi noi per portare la sana dottrina e una parola fresca e rema ogni giorno, non la religiosità. Perché il mondo è pieno di religione, il mondo è pieno di religiosità, anche che predica il nome di Gesù e hanno lo Spirito Santo. Attenzione a quello che sto dicendo in questo momento, fratelli. La parola di Dio deve essere vita e viva nel nostro cuore, una spada. Perché? Perché quando si va a parlare del Signore Gesù Cristo, quando si parla della sua parola, deve tagliare e eliminare tutto quello che è dell'Egitto, eliminare tutto quello che è del pregiudizio, tutto quello che è della religiosità, che si creano veramente in... tanti anni di occhi chiusi, fratelli, non voglio prolungarmi, ma voglio riepilogare tutto di quello che si è parlato, fratelli, tutto quello che è piano di novembre e dicembre. Allora, per questo mese di novembre, perché il Signore ci darà l'opportunità, un capitolo al giorno degli Atti degli Apostoli. Oggi è 1° di novembre, Atti 1, domani è 2 novembre, si leggerà Atti 2, continuando così giorno per giorno. Continuiamo con la strategia di Gesù, aprite la casa a Cristo, come... ha detto prima il ministro Alessandro, il pastore, non è un invito, ma è un ordine, è una domanda, è un comandamento, come si dice, non è un verbo di invitazione, ma è imperativo. Oggi vieni a casa mia, domenica, venerdì, sabato sera vieni a casa mia, fratelli, e vedrete che il Signore darà frutto in ogni casa. Ancora, fratelli, vogliamo ripetere che veramente il lunedì è per le sorelle, il martedì Torino Sud, mercoledì uomini,
Fratelli, il culto di Milano, anche se siamo in Torino News, non è domenica, ma sabato. Fratello Alessandro, correggimi se è giusto. È sabato alle 18 Milano. 17. Alle 17, ecco, alle 17 in Milano, all'Hotel EUR. Non mancate, fratelli, non mancate veramente a nessun incontro. E ancora per continuare, ancora fratelli, avremo le case aperte il giovedì e il venerdì. E quando avete poi praticamente disponibilità, io prego che tutti lo possano fare, pregate per la storia della Germania, pregate per ogni uomo e donna che sono sparse veramente in tutta la terra, che hanno bisogno di un'opera. E prima del pastore Almaraz partire, ci ha contattato con una famiglia di Repubblica Dominicana battezzata nel nome di Gesù, abitando vicino a Zurigo. E abbiamo parlato con lui, lui sta attento, e ricontatteremo e anche vediamo se possiamo forse incontrarci a metà cammino. A Maletto. Si chiamava Maletto. A Maletto, sì. A Maletto, sì. Beh, c'è questa anche altra anima che abbiamo conosciuto a Milano, che è anche in Svizzera, no? Sì, è in Lugano. A Lugano, conosciamo due. Anche noi conosciamo due nostri cari amici che sono al nord di Zurigo, che hanno un ristorante. E penso che anche i Famularo hanno della famiglia lì, dove siamo stati. C'è già abbastanza persone. E sapete una cosa, fratello, che così come la miglior pasta del mondo è qui in Italia, già mi hanno detto che il pane fresco, tipo baguette, la Francia, no? De Chambéry, e l'altro primo paese qui vicino a Torino è straordinario. Quindi portiamo il pane di vita e che non è il pane di baguette. Il pane di farina. Cambieremo pane. Amen, fratelli, così. Speriamo di non averci dimenticato niente. Tenetevi in collegamento con l'applicazione in questi giorni. Ci saranno tante cose che succederanno e che il Signore metterà nella nostra vita, e il piano va avanti, fratelli. Vuoi stare nel tuo piano o vuoi stare nel piano del Signore? Io preferisco stare nel piano del Signore, perché è l'unico piano che andrà a cumplirsi e che riuscirà. I nostri piani sono nelle mani di Dio, e quindi vogliamo che il Signore ci aiuti in questo. Amen. Molto importante, fratelli, la preghiera. Pregare. Abbiamo speso un bel tempo nella preghiera, ma non finisce mai. Andare al culto e gritare alleluia, alleluia, grazie Signore, ringraziando il Signore, non sta male. Ma se tu credi che tutta la tua vita di preghiera è semplicemente pregare al culto o pregare quando i fratelli sono a casa, non va bene. Il rapporto personale, la nostra comunicazione con il Signore giorno dopo giorno, e le prime parole presto al mattino deve essere Abba Padre, Padre nostro, tu sei nel cielo, noi siamo qui nella terra, il tuo nome è santo, ieri, oggi e per sempre. E continuare fino ad arrivare a chiedere perdono al Signore per i nostri fallimenti, per i nostri peccati. Amen. Ricordate un'ultima cosa. Dice la Scrittura che guadagnare anima al Signore non solo è saggio, ma anche copre moltitudine di peccati. Amen, fratelli, così. Questa è una parte che voglio dire e sento di dirlo, perché il pastore ha menzionato la preghiera. Fratelli, noi possiamo aprire la casa a Cristo, come diceva il pastore, tutto, però per un qualcosa che sento, perché mi è successo nella mia vita, non è una cosa che è un qualcosa che voglio condividere con voi. Quando uno non ha una vita di preghiera, quando uno non è in collegamento con il Signore, non ha la connessione con Dio, diventa molto difficile aprire la casa a Dio e fare le cose di Dio, fare lo studio e tutto, perché è come se tu ti vuoi collegare a qualcosa che non ti sei mai collegato, e quindi ti fai molta difficoltà e non ti viene voglia, non vuoi farlo, ti scoraggi, perché tu lo stai facendo con uno sforzo religioso.
lo stai facendo in un modo per fare nella tua lista un check. Fratelli, questo è molto lontano dalla vita apostolica e dei figli di Dio. La preghiera è molto importante perché apre quello. Ci abbiamo dimenticato di parlare del terremoto. Ci Ah siamo. sì. Abbiamo sperimentato due terremoti. Uno fu completamente fisico. Io ero insieme a mia moglie al secondo piano nella nostra stanza e il fratello Enzo era nel quarto piano. E veramente si è sentito la Sì, era scossa. le 7:40, mi ricordo benissimo perché ci stavamo preparando per andare a colazione. Fratelli, per circa 30 secondi io ero seduto sul letto, mia moglie era in bagno. Praticamente c'è stata questa ondulazione, proprio sentivi proprio questa oscillazione, come se qualcuno ti stesse cullando, praticamente. E ho visto anche vari video di quello che c'è stato l'epicentro di questi cacciatori. E praticamente la terra ha tremato, fratelli, ma scossa di brutto. Quindi veramente un qualcosa che tu vedevi proprio, io penso che è come se Dio stava scuotendo la terra in quel momento con un dito. Il secondo terremoto l'ho sentito a casa tua a Cesa. Ah. Umano. Prima che papà partiva al lavoro, era la 6:15. Le 5:45 del mattino. So papà parte verso, lui sta lavorando a Roma, Sì, mio papà e parte deve presto. guidare come per 1 ora e qualcosa di tempo, ora mezza più o Sì. meno, il fratello Antonio. Ma la sorella Maria ed io ascoltavamo questo tremare, bramare di una voce. Fratelli, era la mamma di Giuseppe e il fratello Enzo pregando, ma lontano. Lei era in cucina, noi eravamo chiusi nella stanza, abitate là in Cesa, in una casa grande. Ma che bello ascoltare una madre pregando, non solo sicuramente lei pregava per il suo marito, per la giornata, ma sicuramente la gioia del suo figlio Enzo, sua famiglia, anche di Giuseppe e la sua famiglia. E che può supplantare la preghiera di una madre così? Ha marcato il nostro cuore di una maniera bella, questa preghiera della sorella Antonella. Dio benedica la sorella Antonella e il fratello Antonio, sono una coppia di preghiera, un grande ministero, una grande sensibilità apostolica di preghiera, e noi abbiamo bisogno di questa preghiera. E quando Pietro è stato liberato del carcere, che arrivano e stavano tutti pregando, non si poteva neanche credere che era lui, Rimane chiuso fuori la morte. è rimasto fuori e stavano pregando. Che bello quando la Chiesa prega, la Chiesa prega, la Chiesa prega, la Chiesa prega. Le due domande più difficili per un apostolico sempre saranno: numero 1, come sta la tua vita di preghiera? Numero 2, chi è il tuo pastore? E veramente te conosce il tuo pastore? Conoscete tu il tuo pastore? Dio vi benedica, carissimi, pace di Cristo. Sì, il nostro caro ministro Longo può chiudere con una preghiera nel nome di Gesù. Amen, amen, Signor Gesù Cristo, Signor Padre Santo, Grazie, grazie Signore per come tu confermi, Signore, ed affermi, Signore, veramente, Signore, i nostri passi, Signore, che sono, Signore, veramente, Signore, verso il tuo piano, Signore, e tutto quello che tu stai parlando in Torino e Milano, Signore, per l'edificazione della Chiesa, Signore Gesù, della tua Chiesa, Signore Padre Santo, Signore. Ancora mettiamo davanti a te, Signore, ogni, veramente, Signore, ogni anima, Signore Gesù Cristo, Signore.
che tu, Signore, veramente, Signore, la prendi parte, Signore, di questo piano meraviglioso, Signore Gesù, per il pastore, Signore, per il ministro Alessandro, Signore Gesù Cristo, Signore, veramente grazie, Signore, per come tu, Signore, li guidi, Signore, in questo cammino, Signore Gesù Cristo, Signore, per ogni anima, Signore, in Torino e Milano, Signore Gesù Cristo, Signore. Davanti a te, Signore, questo piano di lavoro, Signore, lo presentiamo, Signore, davanti alla tua presenza, Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. E ancora, Signore, guidaci tu, Signore, nel nome tuo santo, Signore. Amen. E la sana dottrina, quello che deve essere ripiena la Chiesa, la santità della Chiesa. Io riprendo la psicologia di questo mondo, non ha nulla a che vedere con la Chiesa di Cristo. Abbiamo il libro di Atti, abbiamo la parola di Dio per guidare. Io non ho bisogno di un psicologo o della scienza di questo mondo per guidare la mia vita apostolica. Pace di Cristo, Dio vi benedica. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open my Lord, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want. Open the eyes of my heart. Oh.